Mamma, mi puoi dire dov'è l'esergo di questa moneta? L'esergo su questi 2 euro non c'è. C'era una volta nelle 100 lire, ve lo ricordate? No? Vabbè, voi le 100 lire non le ricordate, non potete ricordarvele. Però forse voi che mi ascoltate, sì, esergo è la parola desueta di oggi. Ed è in numismatica, quella linea con sottoscritto delle cose che non fa parte del disegno proprio della moneta, no? Infatti esergo significa fuori opera. Si utilizza anche per i libri. Avete presente quando ci sono agli inizi dei libri quelle cose? Non le dediche, ma proprio, ad esempio, qui nel Vampiro di Venezia, è dedicato a mia madre, quella è la dedica. E poi invece c'è scritto all'inizio del libro: la natura intera è piena di poteri occulti, che è preso da Michael Ranft, De masticazione mortorum in tumulis, un libro del 700. Ecco, quello lì è l'esergo, cioè è un fuori opera, in questo caso un'opera scritta da un altro. Esergo, la parola desueta di oggi.